64 milioni di euro per strade, scuole, beni culturali, efficientamento energetico e di contrasto al dissesto idrogeologico. La strategia nazionale aree interne sta per partire e i Monti Rauni rappresentano l'area pilota per la Puglia. A Troia il GAL Meridaunia ha organizzato un incontro per fare il punto della situazione. Ascoltiamo alcuni sindaci della zona. Ci aspettiamo dei risultati, perché in questi anni abbiamo programmato e oggi ci tocca raccogliere un attimino i frutti di quella programmazione che abbiamo messo in campo. Oggi qui a Troia, nel parlare proprio di strategia area interna, vogliamo anche sottolineare la forza di un territorio che nel momento in cui è unito riesce a fare a portare a casa determinati risultati. Nel momento in cui è diviso comunque non può mai raggiungere determinati risultati e soprattutto fare un discorso che vada oltre il campanilismo locale. Abbiamo deciso di dare una somma consistente sulla viabilità al fine di permettere appunto la parte infrastrutturale, che è la parte più importante. Quindi il ringraziamento alla Regione Puglia è d'obbligo, perché ha permesso con questa programmazione di avere per questi Monti Rauni una premialità, delle somme riservate ai Monti Rauni a negoziazione diretta, senza partecipare a bandi uguali per tutti e che prevedono condizioni uguali per tutti. C'è una bella dotazione di fondi e penso che certamente non saranno decisivi per il nostro futuro, però ci daranno una grande mano per migliorarci. Sì, è un'occasione buona per ribadire l'importanza dello strumento di aree interne per i nostri comuni. È uno strumento che deve sempre più strutturarsi, rivolgersi a quegli elementi essenziali della nostra convivenza nei Monti Rauni, e oggi siamo qui proprio per rafforzare questo concetto. Cosa chiediamo? Chiediamo un poco più di attenzione da parte dell'organo regionale, e tutto questo poi avviene attraverso anche delle iniziative come quella di oggi, dove vengono rappresentate da parte di più enti, da parte di tutti i comuni, appunto vengono rappresentate le nostre istanze. Elencarle ne sono tante. Diciamo che oggi è una delle tante occasioni che ci permette di mettere sotto i riflettori i nostri comuni e il nostro territorio. La forza del nostro territorio sia innanzitutto data dalle persone che abitano questo territorio, dalle comunità locali. Io metterei al centro le persone di ogni politica di sviluppo. Sono convinto che la gente dei Monti Rauni può farcela a prescindere dalle mancanze che ha, dai problemi che il nostro territorio ha. La sfida è quella di convincerci tutti che dalla nostra terra si può vivere, che dal nostro patrimonio si potrà rilanciare la nostra comunità, le nostre comunità.